entrano con i vostri applausi. Forza, vogliamo sentire i vostri applausi, di più, di più. Ricevono la bandierina tricolore, si vanno a posizionare. Forza, ragazze, di forza. Ed ecco l'entrata del corpo bandistico di Gradana, diretto dal maestro Luca Di Stefano. Attendiamo la classifica e ne daremo subito lettura. Intanto chiamo la premiazione. Mauro Rozzi, presidente UISC Emilia Romagna. E Armando Stomponi, coordinatore di tutte le strutture di attività dell'UISP. Al momento avete visto le nostre schiene, ma tra poco ci giriamo e anche questa sera siamo in due e la mia compagna è sempre una donna bravissima. Siamo qua fuori. Ci mettiamo alla finestra. La bella finestra. Buonasera. Sì, come un quadro d'epoca, eh? Stiamo bene qui, vero? Allora, accanto a me Paola Morara, ci siamo già visti il primo giorno, abbiamo già salutato in diretta Facebook, ma adesso i giorni sono passati e siamo al terzo. Allora, dacci un bilancio dei campionati fino ad oggi. Allora, bilancio diciamo positivo su tutto, sia sul livello tecnico, sul livello di gradimento, sul livello anche operativo delle giurie e soprattutto dell'accoglienza di questa magnifica città. Bene,
siamo veramente bene, poi il clima ci ha veramente graziato, giornate belle, insomma, quindi è tutto quasi, diciamo, perfetto. Benissimo, di questo... Visto che non è ancora finita, diciamo, quasi perfetto. Beh, poi certo, fondo, il quasi ci vuole sempre fino all'ultimo istante, poi dopo, ma siamo sicuri che andrà tutto benissimo. Il clima è vero, tantissimi genitori abbiamo incontrato che possono anche stare qui fuori, come abbiamo visto questa mattina. E un'altra piccola domanda, c'è un elevatissimo numero di partecipanti, ho il numero esatto, 1952 partecipanti. È vero, abbiamo aumentato il numero rispetto all'anno scorso, questo forse perché piacciono i nostri programmi, forse perché la location dove viene svolto il campionato è stata veramente di gradimento di tutte le famiglie e possiamo dire che non solo hanno fatto la gara ma qualcuno ha allungato anche la vacanza. Ah, bene, bene, questo ci fa assolutamente piacere per Cattolica e per comunque la Romagna. E abbiamo visto, mi diceva appunto una delle responsabili, che fra questi partecipanti ci sono rappresentanti di tutte le regioni. Sì, quasi tutte le regioni sono rappresentate. Questo è davvero un lustro. Sì, è un lustro e vuol dire che l'ho visto piano piano ha un'attività di base, anche competitiva, ma soprattutto di base rivolta a tutte le società e soprattutto tiene conto delle esigenze delle società. Benissimo, noi ti ringraziamo tanto, grazie. Ti lasciamo andare al tuo lavoro perché ti vediamo sempre, prima delle dirette, sempre molto indaffarata, perché tu stai anche nel cuore, intorno alla segreteria, ti occupi proprio del cuore dell'evento, quindi ti lasciamo andare, grazie, al tuo lavoro e noi intanto salutiamo i nostri amici. Allora, io, siccome inizialmente mi hanno detto che io avrei dovuto fare un TG, l'hanno chiamato così, vi giuro, quindi qui mi metto un po' così tipo di tre quarti, ho il foglietto e sono pronta per fare il mio TG e tanto sono le 20:30, quindi siamo anche in orario. Abbiamo assistito poco fa alla banda che ha suonato l'inno e ora in sottofondo si sente ancora quello italiano, sempre suonato dalla banda, e tra poco le premiazioni del pomeriggio di oggi, un sabato straordinario, in quanto si sono esibite la categoria più alta, la sesta categoria, e si continuerà ad esibire anche dopo la nostra diretta. Ma anche nomi di spicco oggi qui al campionato nazionale di ginnastica femminile. Infatti è stato con noi tutto il giorno Mauro Rozzi, presidente regionale WISP, Armando Stopponi, che è il coordinatore nazionale SDA Ginnastiche, e è arrivato da pochissimo, pochi istanti fa, si sta occupando delle premiazioni, quindi non vi può salutare in diretta, ma sicuramente farà un saluto istituzionale, diciamo così, al pubblico che è presente dentro il palazzetto dello sport di Cattolica, Vincenzo Manco, che è il presidente nazionale WISP, quindi insomma un sabato veramente importantissimo. Manca ancora questa sera Pasqualo, ma si sa, lui è impegnato nel sottofondo marino e quindi non sempre si può disturbare, ma comunque il nostro filo rosso con la Gran Fondo Squali continua, perché fra sport ci si supporta e questo è il nostro motto di quest'anno. Bene, io allora non mi resta che salutarvi, ci vediamo domani nel pomeriggio per una domenica, penso, straordinaria, visto che il sabato è andato così, e quindi continuate a seguirci, commentate in diretta e insomma un saluto dal mio TG personale.